Oh, Lucas Cassa, britannico. Belli sbaccati. Belli, sì, così. Britannico, pieno di buchi. Senti, ma sei qua per un motivo, l'anno prossimo c'è chi dice che tu forse, mo, io lo so, quella moto lì è bella, bella. Bella, che sì, sì. No, è fatta bene. E io non posso dire niente, solo che correrò in moto. Con delle moto da strada in pista, chiusa al traffico, con questo filmato dalla serie. Questo filmato è stato fatto con piloti professionisti e su strade chiusi al traffico. Esatto, esatto. Non possiamo fare proprio una super cazzola di queste dimensioni. Cioè poi dopo loro vorrebbero anche leggere o vedere delle cose. Fai uno sforzo. È bella, cioè è fatta tutta. È non dire niente perché è molto bella. Però non posso. Fare le moto. Sì, però no. Non si può. Tutte curate bene. Molto, però dai. E poi non è che neanche costa tanto proprio quella sul mercato. No, ultimamente, ma non diciamo queste cose. C'è un progetto basato su tutto una specie di pilota. È una team. È una cosa bella da fare. Per me è molto bella. Che adesso non posso dire. Non posso dire niente, non fare gesti. Sarà molto bellissima. Quelle, cioè, lì da quelle parti lì che c'è l'aria buona, le moto le sanno. Sì. Vabbè. Sì, va bene. Allora guarda che lo dico a quel signore lì, Ma quando tu facevi. Io. Dai, no. Che non mi salutavano anche. Massimo non correrò in mountain bike. Quelli del campionato italiano. Dai! Che dice, quando. Vabbè, che stronzo! Stronzo, non posso dire niente. Ma anche il sound, delicatissimo. Non ho firmato niente ancora. Ma come che fai? Sì, però non ho firmato. Non è grande. Fatto, vado via. Non si può andare avanti. Dai, dimmi chiedimi qualcos'altro. Allora, le moto belle del salone sono la Brutus, che è un monocilindrico con la ruota tassellata. Sì, quella è molto carina. Che è fatta per Bud Spencer e per me. Okay. L'ha fatto uno che la voleva chiamare Bud Spencer, ma non ha avuto coraggio, l'ho intervistato prima. Bud Spencer? La voleva chiamare. Lui era campione olimpico? Bud Spencer, ma non la moto, cosa c'è? Detto che no, lui voleva chiamare. No, sei pazzito totalmente. Comunque, e poi le altre belle sono le 3C. Che a me mi sono sempre piaciuto. Io comunque il prossimo anno correrò in moto e sono molto contento di questa cosa perché è un periodo difficile per le moto o per chi corre? Per tutti, le case anche, case artigianali, tanti di quei ragazzi che sono a casa, che ci guardano, che vorrebbero comprare una moto, non possono perché non hanno i soldi, e per quello il problema base, diciamo, vendono meno moto, vendono meno accessori, e non è colpa loro, è colpa del sistema. È per questo che una casa italiana ritorna e fa. Non si può. Con un progetto che bello. È e quindi. Dai, non posso dire. Ti chiamo appena finito. Comunque, no, però sono agitato. Anch'io. Farebbe bene un po' di lago, un po' di vacanza. No? No. Sei stronzo, mi hai detto? Non ho detto niente! Non ho detto niente! Semplicemente ha inventato tutto, lui non gli ha detto niente. Grazie Lucas Cassa, perché per le certezze con cui sempre ci. Sì, cioè, mi hai dato quel spunto che mi mancava per capire. No. Io non ho detto niente. Io sono felice e correrò in moto da pilota. Ho trovato un accordo col team e quindi sarò un pilota. Un pilota di lavoro proprio. Felice. Sì. E potrò fare quello e basta. Quindi già è un obiettivo non da poco. E poi quando posso dico chi ringraziare. Ora non ti posso dire chi. Ma te li saluto io quelli di. Grazie al mio manager. Il mio manager Bruno Ponti. Te li saluto io quelli di. Saluto Polita e tutti i miei amici della BSB. E poi basta. Poi possiamo chiudere. E non abbiamo altro da dire. Grazie. Mi fai facendo male. Dai, su, basta. Chiudi. Ciao.